Caldaia a condensazione Chafteau o Ariston? Gli errori possono essere 104, 105, 106, 107, 1P2, P3, eccetera. Comunque è un problema di cattiva circolazione. Quindi se trovi questo tipo di errore nel manuale potresti provare a fare come ti faccio vedere per cercare di risolvere. Allora dobbiamo scaricare prima la pressione e chiudere l'acqua generale. Quindi chiudiamo l'acqua generale, scarichiamo la pressione. Come si fa a scaricare la pressione? C'è questo, questo raccordo nero di solito dietro a tutto. Ecco, adesso ho chiuso l'acqua in entrata della caldaia. Si svita, si scarica l'acqua tramite questo apposito scaricatore, oppure puoi utilizzare scaricarle tramite un termosifone. Comunque la pressione scende a zero. Adesso, dopo aver chiuso anche l'acqua generale, devi svitare queste due viti e togliere lo scambiatore. Ecco qua, utilizzando un giravite apposito stellato francese, lo svitiamo e lo rimuoviamo. Naturalmente stai attento che ti uscirà un bel po' d'acqua. Anche se sembra che tutto scarico, esce sempre un po' d'acqua, quella lì bisogna poi fare in modo che fuoriesca. Ecco qui, questo è lo scambiatore e all'interno troviamo queste famose scaglie di magnetite che hanno bloccato la circolazione, fatto andare in errore la caldaia. Naturalmente non è sempre così facile, in altre occasioni può essere anche soltanto il primario bloccato o entrambi, e il problema a quel punto è più grave, bisogna utilizzare una pompa con l'acido sperando di poter risolvere. Comunque in questo caso è abbastanza, diciamo, tra virgolette semplice. Ecco, basta che fai entrare dell'acqua con un getto forte e le scaglie già vanno via da sole. Poi nel frattempo sbatti un pochettino senza esagerare e fai questo fin quando non vedi più scaglie presenti all'interno dello scambiatore. Questo non è calcare, come dicevo, è magnetite. Alla fine del video ti spiego cos'è la magnetite, perché e come si forma. Ecco qui, rimontiamo lo scambiatore, riapriamo l'acqua. A quel punto, prima di fare ciò, anzi consiglio di aprire il defangatore magnetico. Questo è un MG1, uno dei migliori secondo me, che è bello sporco, perché come si è formata magnetite all'interno, sicuramente il defangatore ha attratto tutte queste parti di ferrose. Ecco, lo smonti e gli fai una bella pulita, una bella lavata. Ecco, adesso con una mano è difficile, quindi proverò ma non ci riuscirò. Ecco qui, l'ho smontato, basta pulire la parte in plastica, il magnete invece è rimasto nel raccordo che poi chiuderò. Quindi puliamo bene tutta la parte interna, lo rimettiamo sul magnete, che è questo coso lungo nero. Ecco, puliamo bene questa retina con una pezza, con una spugna retata, qualcosa. Comunque poi rimontiamo l'MG1 e andiamo a aprire, grazie a quella valvola blu, questa qui, la chiave blu, andiamo a ridare pressione. Naturalmente dobbiamo poi riaprire anche l'acqua generale di casa oppure sotto alla caldaia, come ho fatto io prima. Ecco, portiamo la pressione a un bar, anche un bar e mezzo, perché tanto se ne scenderà un pochettino, perché quando vai a ricaricare la pressione fai entrare anche aria nella caldaia. Ecco qui, a posto, premiamo, si è tolto l'errore e andiamo a provare se la nostra caldaia funziona. Riapriamo l'acqua calda, usciamo fuori, vedremo uscire un po' d'acqua e un po' il rumore qui d'aria. Questa è una valvola jolly di sfiato automatica che toglierà i residui d'aria. Lasciamola un po' aperta l'acqua calda, così la pompa circolerà e toglierà l'aria al suo interno e il problema dovrebbe essere risolto. Però è chiaro che devi capire il perché si è creata questa sporcizia e quindi ricapiterà di nuovo. Magnetite. Ma cos'è questa magnetite e come si forma? Allora, nell'impianto di riscaldamento circola l'acqua. L'acqua al suo interno presenta ossigeno e miscelandosi con le particelle ferrose che si distaccano dai termosifoni, cioè dalle pareti interne dei termosifoni, che continuamente rilasciano queste parti di ferro, insieme all'ossigeno si ossidano e diventa magnetite. In effetti questo materiale
ferroso. Questo materiale poi, circolando, arriva nello scambiatore primario e grazie specialmente a quella condensazione avviene questo fenomeno, grazie alle alte temperature, di solidificazione e si attaccano alla parete interna dello scambiatore. Quindi, diciamo, prende la forma delle spirali dello scambiatore. Poi nel tempo, con la dilatazione caldo-freddo, cioè quando si accende e quando poi si raffredda lo scambiatore, tendono queste parti, dopo aver preso la forma forma circolare dello scambiatore, la parte interna dello scambiatore, questi pezzi si staccano e vanno in circolo nella caldaia. Spesso li troviamo nel secondario, oppure li possiamo ritrovare soltanto all'interno del primario. Ma comunque queste scaglie di magnetite che si sono formate tendono poi chiaramente ad accumularsi e a bloccare la circolazione dell'acqua. Da qui c'è la cattiva circolazione che non fa più scambiare bene il calore e fa andare in blocco le caldaie. Questo fenomeno con le vecchie caldaie succedeva molto raramente, ma anche in quel caso può succedere. In descrizione puoi trovare anche un video di una vecchia caldaia Ariston a tiraggio forzato che mi si è bloccata, addirittura le ho trovate nel circolatore di tutte queste scaglie. Per evitare questo fenomeno, andrebbe fatto quando si installa una caldaia un lavaggio ai termosifoni, fatto bene uno per uno, con una pompa con una certa prevalenza, una certa forza, con un prodotto per lavare i termosifoni, poi andrebbero risciacquati e in ultimo si dovrebbe inserire al suo interno un inibitore di corrosione che va, consiglio mio, andrebbe fatto in sovradosaggio, cioè mettendone sempre in più e non in meno, perché una tanica di solito vale per 100 litri, ma è difficile capire quanti litri ci sono in circolo nel nostro impianto. Inoltre, infine, va messo un buon defangatore magnetico, tipo un MG1, che ha una calamita molto lunga, quindi ha il tempo diciamo, di attirare queste particelle che non vanno a finire nel primario e che non vanno quindi chiaramente, come abbiamo detto prima, a solidificarsi e diventare magnetite. Perché comunque anche facendo il lavaggio in alcuni tipi di impianti, vuoi perché sono vecchi o vuoi perché sono difettosi, purtroppo continua a succedere questo fenomeno. Quindi purtroppo la caldaia condensazione è stata una grande idea, ma che ha creato tante altre problematiche. Ci sono dei clienti dove che ho fatto anche, mi è capitato di fare anche due lavaggi di un certo livello e il problema si ripresenta sempre. Quindi credo che in futuro creeranno caldaie con tubolazioni più grandi, perché il problema principale probabilmente è che avendo delle spire, dei tubi stretti, le caldaie a condensazione, questi tubi stretti in effetti favoriscono maggiormente la formazione di queste scaglie o il blocco, perché in passato non succedeva. Quindi già qualcuno come Shaftoe ha creato uno scambiatore primario con una grandezza di circa il 130% in più di tutti gli altri scambiatori. Spero questo video ti sia stato utile, se hai domande come al solito scrivimi, ti rispondo velocissimo, però iscriviti al canale altrimenti YouTube non mi permette di risponderti. E dai un'occhiata al link in descrizione del mio sito, sul mio sito c'ho molte notizie interessanti per il fai da te. Ciao, alla prossima!